adesso andiamo a leggere sui giornali, sui media, su quello che riguarda la conservazione faunistica. Filippo, grazie. Bene, buongiorno, buongiorno a tutti e grazie appunto di questa introduzione, di avermi invitato. Io cercherò di affrontare l'argomento con un approccio che inizialmente vuole essere un po' più generale, quindi un po' più a monte, ossia mi sono chiesto come mai, sì, quali sono i motivi per cui si comunica la scienza e come mai in ultima analisi anche oggi in un convegno dedicato a un progetto o comunque alle specie alloctone si è deciso di dedicare un'intera sessione del workshop alle strategie di comunicazione. Beh, sostanzialmente il comunicare la scienza, come vedete la natura, l'ambiente, la fauna e arriveremo anche all'alloctone, ha una base comune che, facendo un breve excursus in quella che è la storia della comunicazione della scienza, ci fa tornare indietro a quella che era la ricerca del consenso. I professionisti della comunicazione della scienza sono abbastanza concordi nel vedere come punto iniziale della comunicazione della scienza, in una quarantina di anni fa, questo rapporto, che no, in realtà non vedete, quindi ve lo dico perché il rosso viene malissimo, sostanzialmente una quarantina di anni fa, negli anni 80, il governo inglese incaricò un gruppo di ricercatori di cercare di comprendere quali potevano essere i meccanismi per aumentare il consenso nell'ambito di tutta una serie di scelte che il governo doveva intraprendere, diciamo, alla luce del fatto che scienza e tecnologia erano sempre più pervasive nella vita della gente. Questo studioso, questo scienziato di nome Bodmer, tra l'altro appunto potete trovarlo anche facilmente su internet il suo rapporto, identificò un rimedio che era quello della cosiddetta alfabetizzazione scientifica, cioè secondo lui il modo per aumentare il consenso doveva passare attraverso l'aumento delle informazioni date alla gente, che avrebbe da una parte aumentato in qualche modo appunto l'alfabetizzazione, avrebbe riempito, come vedete nella vignetta in basso a destra, avrebbe riempito le teste con grandi mestolate di scienza che veniva elargita dagli scienziati, e in questo modo avrebbe aumentato appunto globalmente il consenso nell'ambito di tutte quelle iniziative a metà tra la scienza e la tecnologia che diventavano sempre più importanti nella vita di tutti noi, o almeno di quelli che 40 anni fa erano già qui. Tutto bene, in realtà il rapporto Bodmer è anche un documento molto interessante, salvo il fatto che poi poco dopo si è visto che non funzionava, cioè si è visto che il paradigma appunto insegno di più, organizzo delle conferenze, organizzo delle trasmissioni televisive, elargisco più informazioni scientifiche, non significa assolutamente aumentare il consenso e paradossalmente non significa neanche aumentare le conoscenze, quindi non significa, per esempio, uno dei punti da cui il governo inglese era partito era stata la grossa differenza tra i quozienti intellettivi, cioè i risultati nei test dei quozienti intellettivi tra la classe abbiente e la classe invece meno abbiente. Si era visto che c'era un'enorme differenza negli anni 80, ecco, si è visto che comunque, nonostante una grande campagna di comunicazione scientifica, questi due estremi non si toccavano. E quindi in realtà poco dopo, a me fa sempre impressione pensare al fatto che stiamo parlando di anni in cui sostanzialmente eravamo già tutti vivi, qui di nuovo non lo leggete, ma nel 2000, ancora una volta la House of Lords inglese fece un nuovo approccio identificando come appunto il public understanding of science, quello che avete visto prima, non funziona e quindi bisogna avere un approccio molto più dialogico, quindi bisogna cercare di comunicare ma in una maniera diversa attraverso appunto un coinvolgimento, una negoziazione, e quindi in sostanza si è arrivati ai giorni nostri. Ripetiamo, vi riprendo il pallino del perché comunicare la scienza, legata al fatto che secondo qualcuno, secondo Sturloni, che è un comunicatore della scienza, addirittura diciamo, lui è arrivato a ipotizzare una sorta di nuovo diritto civile, che sarebbe quello della cittadinanza scientifica, quindi al pari di altri diritti che a noi sono più noti, sostanzialmente oggi per essere parte attiva in una democrazia moderna bisogna essere in grado di avere degli strumenti che ci permettano di prendere delle decisioni informate. Tutto questo, e quindi arriviamo al dunque, diventa ancor più cogente quando si ha a che fare con la natura. Io mi occupo in particolare di animali e quindi sono solito appunto ricordare
per dire che il fatto che la fauna è patrimonio indisponibile dello Stato secondo la legge, quindi è ovvio che comunicarla significa per forza di cose, diciamo, una specie di obbligo per favorire, per condividere le strategie di gestione e addirittura, lo si è detto anche prima, per arrivare nell'ultimo punto che vedete scritto, a quella che è la comunicazione ambientale, quindi diciamo la chimera, l'araba fenice, non solo comunicare per informare, ma comunicare per provocare dei cambiamenti, qualcosa appunto che non è veramente difficile. E arrivando al punto, comunicare le specie alloctone significa avere a che fare da una parte con una, sostanzialmente con un problema di forse di marketing scientifico, perché ci è stato detto in particolare questa mattina, da una parte abbiamo alcune specie che sostanzialmente non interessano la gente perché non ne capisce la reale pericolosità, e dall'altra parte invece abbiamo delle specie che non ho trovato termine migliore che dire che sono subdole, è stato detto molto bene e in maniera molto più simpatica da chi ha parlato prima di me. Sostanzialmente è molto difficile raccontare alla gente che il loro pet, che il loro animale domestico, così carino e coccoloso, in realtà è una minaccia per la biodiversità. Ovviamente si comunica anche, come ha fatto appunto il LIFE che organizza questo convegno, per impostare un corretto rapporto con la natura, addirittura per arrivare appunto allo spot di Invasive Alien, che è l'iniziativa di BirdLife, e quindi in qualche modo per coinvolgere i cittadini in iniziative di citizen science, ma soprattutto, e quindi torniamo anche al rapporto Bodmer e quindi all'inizio di questa mia discussione, si comunica per creare consenso. Per creare consenso perché? Perché se noi ci limitiamo a quelli che sono gli animali di cui parlava Sandro Bertolino prima di me, ci troviamo ad avere a che fare con entità che suscitano un enorme interesse fin dalla notte dei tempi. Se pensate, sono entità molto utili per parlare di noi, per parlare dell'uomo, e quindi se pensate alle parabole della Bibbia, se pensate ai bestiari medievali, e se poi arriviamo appunto anche fino ai nostri giorni, quindi dove leggende metropolitane utilizzano gli animali probabilmente per raccontarci qualcosa di simbolico che va al di là di quella che è la reale entità degli animali. E di questo dobbiamo tenere presente, ripeto, quando abbiamo a che fare con animali, tra virgolette, carismatici, e sicuramente lo scoiattolo è uno di questi. Ovviamente parliamo di animali, lo ha detto di nuovo Sandro Bertolino prima, parliamo di animali che suscitano una grande empatia, forse proprio perché oggigiorno ancora più di quanto non fosse probabilmente qualche decina di anni fa, c'è sempre più distanza tra noi e la natura, tra gli uomini di città e la natura, e viceversa, però teniamo dentro di noi quella che Wilson chiamava la biofilia, quindi abbiamo comunque un'attrazione nei confronti della natura. E quindi ecco che tutta una serie di strumentalizzazioni vengono molto comode, strumentalizzazioni fatte a fin di male, come in questo caso, o invece diciamo utilizzi empatici che forse appunto confondono quella che è la conservazione della biodiversità con quella che invece è la conservazione del singolo individuo. A proposito di strumentalizzazioni, qualche anno fa con l'ATIT, con l'Associazione Teriologica Italiana, avevamo tentato di verificare come in realtà la carta stampata utilizzasse a scopo di scoop, di strumentalizzazioni, proprio il fatto, il binomio di dire soldi spesi per la conservazione della fauna uguale sprechi pubblici. E avevamo trovato, appunto, come è già stato fatto vedere anche prima, che effettivamente i due argomenti tirano parecchio. Eravamo negli anni 2000 e quindi eravamo prima di internet, se volete, o comunque all'inizio di internet. Con internet le cose sono peggiorate in maniera clamorosa. Perché? Perché oggi siamo in un'era in cui la comunicazione è orizzontale, ognuno di noi è allo stesso tempo un fruitore e un produttore di informazioni, quindi ognuno di noi, se ha un blog o anche banalmente una pagina Facebook, può comunicare. C'è maggior pervasività, maggior velocità e ovviamente anche un minor controllo. È vero che secondo la legge dei giornalisti dire il falso diciamo ti sottopone, appunto, diciamo, tra gli obblighi deontologici dei giornalisti c'è quello di dire il falso, però come vi ho detto prima, se ognuno di noi comunica pur non essendo un giornalista è difficile bloccare le informazioni fasulle, e in ogni caso il limite tra satira e informazione è molto molto sfumato. Da questo punto di vista appunto le bufale ben rappresentano quello che oggi ha a che fare con la fauna, però sicuramente tutto questo ha a che fare anche con un fenomeno molto più grande, quindi in ogni caso questo modo di comunicazione
offre il là a uno sfogo di una rabbia sociale che probabilmente si è molto ingrandita negli ultimi anni, penso per una mancanza di fiducia, per una crescente sfiducia da parte dell'opinione pubblica nei confronti delle amministrazioni pubbliche e quindi in ultima analisi della scienza. Ecco, quindi ho terminato, no, sto scherzando, non siamo senza speranze, quindi non stiamo affogando, un rimedio in realtà c'è, quindi appunto abbiamo dei salvatori. I salvatori appunto in realtà forse ci devono far, per riprendere il filo e quindi per cercare una soluzione, è importante probabilmente ripartire da quelli che sono alcuni degli assiomi che sono stati anche detti negli interventi precedenti. Interventi che appunto in un ambito, in un lavoro condiviso svolto qualche anno fa proprio per l'ATIT, avevamo identificato e nominato come principi base per la comunicazione, in realtà faunistica, ma vale anche per quella che è la comunicazione della natura e quindi che si parli di specie alloctone, animali o vegetali. Non c'è bisogno di dirlo qui, questa è una diapositiva che uso magari quando faccio corsi per giornalisti, quindi qui diciamo che siamo un pubblico abbastanza di tecnici, quindi non c'è bisogno di dire che uno dei principi base deve essere il rigore scientifico. C'è invece bisogno di dire il fatto che tutti noi dobbiamo comunque far riferimento a una sorta di laicità, trasparenza e, se vogliamo, equidistanza, quindi la nostra informazione non deve essere mai di parte. Questo non vuol dire che non dobbiamo magari usare o imparare a usare i trucchi che usano appunto i nostri oppositori, quindi per esempio l'emotività, però penso che sia molto importante appunto in qualche modo la trasparenza su tutti i fenomeni che vengono raccontati e ovviamente la laicità, quindi non è giusto raccontare le cose in maniera appunto in maniera non perfettamente corretta. Ovviamente uno dei nostri doveri nel momento in cui vogliamo avere a che fare con l'opinione pubblica è quella di essere disponibili e soprattutto comprensibili e quindi in qualche modo offrire una narrazione che possa già essere spendibile per i mass media, una narrazione quindi che deve essere adatta al contesto. Un'altra cosa importante per comunicare la natura, quindi che si abbia a che fare con problematiche di immagine legate appunto alle bufale oppure ad argomenti scomodi, è anche quella che vi ho trascritto qui. Sostanzialmente si tratta di un sinonimo, di tre aspetti che fanno capo a un singolo fenomeno. Alcuni comunicatori di cui ho seguito recentemente una conferenza parlava di una pianificazione, di pianificare, prevedere e prevenire. Quindi in qualche modo appunto essere flessibili, quindi prevenire le problematiche che un progetto o che un'iniziativa può comportare in maniera tale da essere pronti a intervenire, ma in maniera appunto diciamo anche preparata dal principio. Per quanto riguarda altri trucchi o altri diciamo rimedi per quanto riguarda la comunicazione della natura, una cosa che va abbastanza di moda oggi è il fact-checking, quindi in sostanza il tentativo di diciamo evidenziare quelle che sono le falsità attraverso appunto una diciamo un'attività che diciamo passi attraverso i siti internet e che quindi porti a ribadire quella che è la verità. Su questo in realtà ci sono degli atteggiamenti, ci sono delle idee che non sono diciamo che non vanno tutte nella stessa direzione. Infatti, secondo alcuni, diciamo, opporsi e quindi rettificare quelli che sono gli argomenti porterebbe addirittura a un effetto contrario, che gli inglesi chiamano backfire effect. Quindi, in sostanza, porterebbe al fatto che smentire una notizia rafforzi nelle persone che già la pensavano in maniera contraria un atteggiamento ancor più negativo. Ora io su questo non so se sono d'accordo perché non riesco a capire del tutto l'influenza, però penso, e con questo appunto vado verso la conclusione dell'intervento, penso che sia importante tenere conto di questo fenomeno che è stato molto studiato, in particolare per quanto riguarda appunto i social media. Quindi, pur con tutti i limiti che Stefano Martellos diceva prima, quindi legati al fatto che i social media, che Facebook, che Twitter, che Instagram non sono tutto, però è sicuramente vero che i social media oggi rappresentano uno dei principali canali di informazione. Leggevo sulle scienze, che tra l'altro vi consiglio di comprare perché spiegano molto meglio quello che adesso io vi dirò, proprio nel numero delle scienze in edicola adesso, leggevo che dal secondo semestre del 2017, ci sono stati ogni mese 3 miliardi di utenti collegati appunto al mese. E quindi è vero che oggi Facebook rappresenta uno dei principali canali di informazione.
fase. E quindi penso che sia fondamentale andare a evidenziare quali sono le dinamiche che permettono di informarsi attraverso questo. E quello che oggi è abbastanza assodato, perché appunto è stato studiato da parecchi ricercatori, tra cui diciamo il più illustre, quello che comunica meglio, è Walter Quattrociocchi, è il cosiddetto confirmation bias, cioè il pregiudizio di conferma. Lo vedete scritto lì, lo rileggo perché non saprei dirlo meglio. Cioè noi ci soffermiamo sulle informazioni che più ci convincono e che meglio aderiscono alla nostra visione del mondo. Questo vale per tutti. La conseguenza di questo è il fatto che noi attingiamo alle informazioni che provengono da chi già la pensa come noi e quindi le retweetiamo, le ripostiamo, le condividiamo e quindi in qualche modo creiamo quelle che vengono definite echo chambers o casse di risonanza dentro cui si trovano le persone che già la pensano come noi. Questo è particolarmente interessante, secondo me, e va tenuto conto. Ne va tenuto conto in maniera molto importante, perché nel momento in cui noi comunichiamo, dobbiamo renderci conto se noi vogliamo comunicare, se i nostri key stakeholder stanno dentro quella echo chamber oppure stanno fuori. Perché se stanno fuori, per esempio come nel caso di oggi, probabilmente comunicare con i metodi tradizionali non ha alcuna efficacia. Questo non significa che appunto prendiamo e buttiamo via tutto quello che stiamo facendo, che è stato fatto in progetti come questi, però significa che nel pianificare il prossimo progetto dobbiamo identificare molto bene qual è il nostro stakeholder più importante, più critico, appunto so che tutti voi state pensando allo scoiattolo e via dicendo, e fare che cosa? E renderci conto di questa separazione, renderci conto che chi vive dentro quella echo chamber ha una narrazione condivisa e ascolta solo quella, e se noi stiamo fuori probabilmente non avremo nessuna efficacia, come ho detto prima. Quindi che cosa dobbiamo tentare di fare? Beh, dobbiamo tentare di togliere la polarizzazione dalla discussione, di avvicinarci il più possibile all'echo chamber o addirittura di insinuarci non in maniera, come dire, tricky, in maniera sconveniente, però magari attraverso intermediari. Oppure, e qui appunto è banale dirlo e forse appunto farà ridere chi si è già molto sporcato le mani in questi argomenti, però attraverso il coinvolgimento, quindi non attraverso forme di comunicazione che ci riportino alla mestolata del ricercatore degli anni Ottanta che versava scienza nella testa, quindi non l'opuscolo, che non viene letto, non il cartello nel parco, che forse viene letto da qualcuno, ma da qualcun altro ha addirittura un effetto controproducente, ma un coinvolgimento diretto e partecipato reale. E appunto mi piace, volevo lasciarvi con quest'ultima immagine, che è il modello della comunicazione della scienza secondo Pietro Greco, che appunto rispetto a un tipico modello che va dall'alto verso il basso di comunicazione verticale, più classica, vede ogni stakeholder, ogni target, ognuno di noi come un'isola più o meno grande nell'arcipelago di Venezia, e ogni isola o almeno molte isole sono collegate alle altre da ponti più o meno grandi che uniscono due isole che possono essere percorsi attraverso una comunicazione che va da una parte all'altra. Forse questo approccio potrebbe essere quello a cui dovremmo guardare anche nel futuro. Grazie.